È una mostra straordinaria, è uno spazio particolare, anche il Guggenheim è uno spazio particolare, eppure sono anni che poi Guggenheim, ecco, dà un lavoro, ecco, sull'arte sempre molto interessante. E l'antica Querel vince il progetto personale dell'architetto, o l'architetto dovrebbe essere più disponibile a quello che potrebbe essere un contenitore anche più anonimo di opere d'arte? È un'antica querela. Lasciamola aperta, ma oggi sicuramente un museo che contiene una mostra con tante opere, quindi è una possibilità che il museo si è potuto dare e che sa dare. Questa è obiettivamente la mia opinione. Poi tutte le cose, no, hanno consensi, dissensi. La realtà è che abbiamo un grande museo e una grande mostra. Noi siamo addetti ai lavori, ho chiesto di vederlo prima, e era non solo un desiderio ma una grande curiosità, e poi sono venuta per De Dominicis anche, naturalmente. Quindi era per noi oggi una scommessa e una promessa che bisognava vincere, l'abbiamo vinta tutti insieme. Quindi io ringrazio proprio sentitamente il Museo Mazzi di questa opportunità che ha dato a tutti noi che abbiamo lavorato su De Dominicis, e ha dato possibilità straordinarie all'opera di questo grande artista che oggi ufficialmente ha di grande dignità internazionale. Non ne dubitavamo, il MoMA possiede un'opera di De Dominicis da anni, ma oggi questa mostra curata da Achille Bonitoliva dà a noi un grande lustro e ancora una volta una conferma che i nostri artisti italiani sono grandi nell'arte e nella storia. Non c'è una guerra antagonistica tra noi si lavora insieme, vinca sicuramente il migliore. La nostra gara è quello di essere i migliori, quindi insieme non contro, questa è la speranza che ho per l'Italia, e questo può sostenere poi tanti progetti e anche un andare insieme aiuta e dà forza anche al nostro modo di essere, di sentire, di progettare, di programmare. Grazie, grazie a lei.